Salve a tutti amici e amiche, ben ritrovati. Il video di oggi è dedicato alla storia e allo sviluppo del 339, dell'MB339 Armacchi, oggi Leonardo. Questa proposta viene da voi, dai preziosi commenti che avete postato in questi giorni. Come sempre, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, qui in basso a sinistra trovate il bottoncino per farlo. Inoltre, per sostenere questa mia iniziativa, volendo potete fare una donazione o abbonarvi. Quest'ultima opzione vi dà la possibilità di accedere all'Accademia, con contenuti esclusivi e sconti sulle pubblicazioni cartacee in arrivo e molto altro ancora. Bene, non perdiamo tempo e iniziamo. Per trattare questo video mi sono avvalso di DCS World e l'MB339 sviluppato dalla India Fox Eco Visual Simulation. Modello che è stato sviluppato con assoluta fedeltà in collaborazione con piloti reali e ingegneri e partendo dalla documentazione originale a Aermacchi. E colgo l'occasione per salutare con affetto il team di sviluppo e i piloti ed ex piloti, programmatori e consulenti e tutto lo staff e del gruppo Frecce Tricolori Virtuali con cui ho condiviso bellissime esperienze in passato. Allora, l'MB339 nasce dalla penna di Ermanno Bazzocchi, dal suo cognome infatti l'aereo prende la B, Macchi Bazzocchi appunto, ingegnere che aveva già disegnato due aerei a elica come l'MB308, l'MB323 e poi il jet MB326. Proprio l'MB326 sarà la base di partenza dello sviluppo del 339. Con il suo primo volo nel 1957 entrava in produzione di 100 esemplari e diventava operativo come addestratore nel 1962. L'aereo, sto parlando del 326 per intenderci, fu un successo commerciale e sotto versioni dedicate furono realizzate per l'esportazione per la Tunisia, il Ghana, Sudafrica, Australia, Brasile, Argentina e molte altre nazioni ordinarono varianti del 326 con avioniche, equipaggiamenti personalizzati. La produzione del 326 raggiunse così il numero di 800 unità prodotte per l'esportazione o realizzate su licenza. Forti di questa esperienza di successo, la Macchi decise di sviluppare il successore del 326, l'MB339. E se la forma restava sostanzialmente la stessa, il nuovo aereo presentava delle evidenti migliorie. Il nuovo addestratore si presentava con la sezione anteriore ridisegnata, con sedili rialzati, che permettevano una migliore visibilità per l'allievo e l'istruttore che siede dietro. Nella prima versione, l'MB339A, si videro avioniche fondamentali per la navigazione inerziale, più strumenti come l'ADI, l'HSI e il Flight Director, permettevano tutti gli utilizzi in addestramento basico. E non solo, l'addestratore poteva essere utilizzato anche per l'addestramento all'attacco al suolo, grazie a 6 piloni subalari. Il motore turbojet Rolls-Royce Fiat Viper, da 1815 kg di spinta iniziali, aveva già subito una certa evoluzione sul 326 ed era un motore affidabile, semplice e robusto. I controlli delle superfici di volo avevano una soluzione meccanica per elevatori e timone, mentre gli aileroni erano servoassistiti da motori idraulici. La leggerezza dell'aereo e la posizione dell'ala gli permettevano una velocità di atterraggio molto bassa, di circa 100 nodi, e decolli corti di circa 500 metri. Con una tangenza massima di 15.000 metri, l'autonomia era di 1.760 km, che poteva raggiungere un massimo di 2.100 per un volo di trasferimento, mentre per una missione di addestramento ordinaria o di attacco al suolo, l'aereo aveva un raggio compreso fra i 630 e i 380 km. Per quanto riguarda la velocità massima, è di circa 485 nodi a livello del mare e 496 in tangenza operativa. Parliamo di velocità subsoniche, nell'ordine dei 900 km orari, con un peso a secco di soli 3.125 kg e massimo al decollo di 5.895. Quindi un carico utile di circa 1.300 kg. Questi ultimi dati che ho riportato chiaramente fanno riferimento alla versione A. Così, nell'estate del 1976, il primo prototipo dell'MB339X veniva portato in volo dal comandante Franco Bonazzi.
E questo volo poi seguirono altri test di valutazione statici per la fatica e lo stress sulla cellula e sulle ali. 2 anni dopo, nel 1978, la versione A riceveva il battesimo del volo e nei 2 anni successivi iniziarono anche gli ordini per l'esportazione, con versioni personalizzate come la AC, la AM, AF per Argentina, Perù, Malesia, Nigeria, Ghana, fino ai giorni nostri con Dubai che ha ordinato la versione modificata della versione PAN, denominata NAT, per la loro pattuglia acrobatica. Ovviamente il maggiore utilizzatore dell'MB339 è il nostro paese, con la versione A. Nel 1981 entrava ufficialmente in servizio presso il 61esimo stormo a Galatina, in provincia di Lecce. Nel 1982 la versione denominata PAN sostituiva il G91 delle frecce tricolori a rivolto. Apro una piccola parentesi perché nei commenti qualcuno poi mi ha chiesto: ma perché anziché fare la MX non è stata fatta una versione monoposto d'attacco al suolo del 339? Bene, in realtà è stata fatta l'MB339K Veltro 2, 2 perché il primo Veltro, come molti sanno, fu il Macchi 205. Questa versione particolare dell'MB339, denominata K, fu concepita per essere un monoposto, con un motore sempre Viper ma potenziato, portato a 1815 kg di spinta. E due cannoncini DEFA da 30 mm annegati in piccole gondole nella fusoliera. Tra l'altro, questi cannoncini poi saranno gli stessi adottati dalla MX International argentino. Al posto del seggiolino per l'istruttore si otteneva così lo spazio per le munizioni dei cannoncini, avioniche e carburante supplementare. Questa versione poi sperimentava alcune soluzioni che poi vedranno la luce sulla versione C e CD che vola ancora oggi, con un collimatore giroscopico e quindi un computer per la collimazione, un sistema di navigazione inerziale migliorato, un pannello per la gestione degli armamenti, l'RVR e le contromisure elettroniche. E aveva un carico utile fra razzi non guidati, bombe e gunpod fino a 1800 kg. Purtroppo della versione K si sa veramente poco, se no che ci furono dei prototipi con primi voli e test nel 1980. Però non ha mai ricevuto nessun ordine, quindi se avete notizie di questa versione fatemi sapere nei commenti. Quindi, ricapitolando, le versioni principali dell'MB339 sono essenzialmente due, la versione A e la C. Della versione A venne derivata la versione PAN ed è quella che mi vedete utilizzare in queste immagini. Da questa versione ne furono realizzate versioni personalizzate per la Malesia, Nigeria, Perù, Argentina, eccetera, eccetera. La versione C invece fu dotata di un motore leggermente potenziato e ancora più affidabile, con migliorie e capacità di attacco in generale. La versione CB per la Nuova Zelanda ha interessanti funzionalità come l'addestramento alla designazione laser, il rilevamento radar e capacità di utilizzare gli AIM-9L e gli AGM-65 Maverick. E poi c'è la versione CE per l'Eritrea, la CM per la Malesia e per finire la versione CD per l'Italia, completamente digitale, con 3 MFD, che sono i piccoli display che sono in basso nel cockpit, più l'UFC, che è il tastierino davanti agli occhi del pilota, che è lo stesso tastierino che si vede anche sui cockpit delle F-16 per intenderci. E permette quel tastierino di programmare molte funzioni di navigazione, visualizzazione e configurazione delle armi e altro. La versione CD poi ha un interessante HUD con le informazioni di volo proiettate proprio davanti agli occhi del pilota. La versione CD del 339 è quella che vola ancora oggi, è un aereo relativamente moderno, ha un navigatore satellitare GPS integrato e oltre al sistema di navigazione inerziale tradizionale. Inoltre a questo ha una sonda per il rifornimento in volo e tutto questo gli permette tantissime possibilità di addestramento dal volo basico al volo più avanzato, quindi per questo è stato molto apprezzato dai piloti dell'Aeronautica Militare Italiana. Ho avuto modo di vederlo spesso dal vivo, di toccarlo e anche di volare sui simulatori militari dell'Aeronautica Militare Italiana a Galatina, che lo utilizzano. E posso dire che rispetto alla versione A è decisamente un altro aereo che permette tantissime funzionalità in più. Quindi, per rispondere alla domanda di qualche giorno fa sul perché questo aereo non è stato scelto al posto della MX, non saprei rispondere con certezza. Certo
Cioè, da un lato, nonostante la versione CD abbia tutte queste migliorie, è pur sempre un addestratore. Non è un aereo specializzato per l'addestramento, non è invece specializzato per l'attacco al suolo, a differenza dell'AMX che nasce per quel ruolo specifico. Quindi, oltre a rinforzi strutturali, la blindatura, l'avionica ridondante, poi c'è anche un discorso di contromisure che sono fondamentali per l'impiego operativo. Così aerei come l'L-39, l'Hawk inglese, l'MB-339 in sostanza in un teatro operativo sarebbe un poco un pesce fuor d'acqua, vulnerabile e senza alcuna difesa contro qualsiasi sistema spalleggiabile contro aereo e missile. Per questo motivo non vengono usati per quel ruolo. Oltre a questo, l'AMX ha un'ala più piccola e più veloce ed è meno stabile del 339, appunto la stabilità è una caratteristica tipica degli addestratori, mentre l'instabilità invece è propria degli aerei da combattimento. Quindi non posso che immaginare che le caratteristiche di volo del 339, per quanto sia manovrabile, non sono idonee per una situazione di combattimento vero, dove per esempio il rollio è l'unica cosa che ti può salvare la vita in certe situazioni. E questo chiaramente non lo dico io sulla base di sensazioni personali. Ma ecco, per smentire tutto quello che ho appena detto, qualcuno nella storia ha pensato di usare il 339 in combattimento, quando si dice di necessità virtù. I piloti argentini, nella guerra delle Falkland, non avendo che i 339 e gli A4, decisero di utilizzare il 339 contro le navi inglesi nel 1981. In quei giorni i 339 argentini effettuarono diverse ricognizioni, spesso scontrandosi con gli Harrier inglesi. Il 21 maggio 1982, alle 10:15, con un attacco improvvisato, il tenente Crippa entrò a bassissima quota nel fiordo di San Carlos da nord, sfiorando un elicottero inglese e puntando la HMS Argonaut, una fregata inglese che aveva supportato l'assalto anfibio dei giorni prima. Con i cannoncini da 30 mm e i razzi non guidati, riuscì ad avvicinarsi e a sparare a bruciapelo a 150 metri dalla nave, colpendo gli impianti delle antenne radar che furono disabilitati. Subito dopo l'attacco, il pilota argentino si riportò a bassissima quota per evitare i colpi antiaerei. Nei giorni successivi, gli A4 argentini danneggiarono ulteriormente la Argonaut e affondarono la SS Atlantic Convoyeur, un mercantile che trasportava elicotteri e rifornimento per il supporto allo sbarco. Nel corso dei combattimenti e degli attacchi aerei, i piloti argentini persero 22 aerei e 11 piloti. 5 MB-339 andarono perduti, uno abbattuto da un missile antiaereo spalleggiabile, altri in atterraggio o a seguito dei danni subiti quando furono distrutti sulle piste dagli attacchi degli Harrier inglesi. Quindi, per concludere, il 339 è stato un aereo di successo, con una lunga storia di onorato servizio e attivo ancora oggi in diverse parti del mondo. Famoso per essere il rappresentante dei colori italiani con la pattuglia acrobatica nazionale, e non solo la nostra. È stato coinvolto in teatri di guerra, guerriglia e tragici incidenti che non voglio menzionare oggi perché non è il caso. È un aereo che ormai è prossimo alla fine della sua vita operativa, che viene rimandata da molti anni ormai, soprattutto a causa della disponibilità dei motori, la cui produzione è ferma. I 107 esemplari italiani risultano attivi circa 70, e questo dipende appunto dalla disponibilità dei pezzi di ricambio e dei motori. Il sostituto del 339, secondo indiscrezioni, per quanto riguarda almeno la prima fase di addestramento basico, sarà l'Aermacchi M 345, un aereo che per certi aspetti è molto simile all'Hawk inglese e ha un motore più moderno del vecchio Viper, un turboventola Rolls-Royce Williams. Si spera sarà anche meno rumoroso, anzi, sicuramente meno rumoroso. E oltre al 345 ci sarà l'M346 Master, che è già operativo in pochi esemplari e che rappresenta la soluzione dell'aeronautica militare italiana per l'addestramento avanzato. Quindi ecco, spero che il video vi sia piaciuto. Nelle immagini mi avete visto a bordo della versione A e PAN dentro il simulatore di CS World. Parliamoci chiaro poi, io non sono un pilota vero di 339, ovviamente, lo dico
per essere chiari, però ho avuto modo di provarlo in simulazione presso la base di Galatina. Conosco personalmente i piloti e istruttori reali. La macchina è un ottimo addestratore, quindi è semplice da volare. Non è un cavallo imbizzarrito che richiede chissà quale manico. È fatto per imparare a volare. E quindi, quando vediamo fare le manovre folli del solista delle frecce, diciamo che per portarlo a fare quelle cose bisogna veramente strapazzare i comandi. Perché l'aereo, appunto, essendo una piattaforma per la scuola di volo, deve essere sicuro, stabile e recuperare da solo l'assetto di volo in caso di stallo. Per quanto si possa dire, poi, è il frutto di 100 anni di studi di ingegneria italiana, iniziata ben prima della Seconda Guerra Mondiale, con un'azienda che ha realizzato modelli famosi come il Mach-E 200, il Mach-E 202 e 205. Quindi il 339 si può dire che è un vero prodotto italiano. È un bell'aereo. Esteticamente, tecnicamente, ed è un velivolo acrobatico, semplice da pilotare e divertente. Ha formato centinaia di piloti che lo hanno amato e ha fatto sognare milioni di bambini negli spettacoli acrobatici di tutto il mondo. Quindi, in un certo senso, mi sono sentito anche un poco in soggezione nel trattare questo video. Ovviamente ci sarebbe tanto ancora da trattare, si potrebbe parlare di scuola di volo e figure acrobatiche per ore e ore, però devo trattenermi qui oggi. Prometto però che ci torneremo in futuro, magari con l'aiuto di qualche ospite, però non voglio spoilerare. E questo è quanto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, come sempre un abbraccio, alla prossima.